Siamo a San Siro, siamo alla Scala del Calcio, uno degli impianti che hanno fatto la storia di questo sport. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Tutte le attenzioni oggi sono rivolte a questa sfida delle Division Rivals. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida di alta tensione. Sono proprio curioso di vedere che partita verrà fuori, eh? Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match. Spero di non essere smentito. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. Difesa che vede Ronald Koeman con Van Dijk, Raheem Sterling insieme a Moussa Diaby larghi sulle fasce. E due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Torna il possesso del pallone con questo intervento. Questo è lo schieramento di partenza scelto dal tecnico della squadra ospite. In porta Lloris, il campione del mondo. Linea arretrata composta da Sol Campbell con Alessandro Nesta, Michael Ballack insieme a Gavi in mezzo al campo e Di Natale, unico attaccante di ruolo. Attenzione all'avanzata di Sterling. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Allontanano il pericolo. Moussa Diaby. Conclusione, calcio di rigore che sembra indiscutibile. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo con il penalty, ma non... Non sbaglia il calcio di rigore. E rivediamo l'esecuzione perfetta del rigore, freddo dagli 11 metri. Ha visto che il portiere si era mosso in anticipo, è stato facile a quel punto metterlo dalla parte opposta. Buono il contrasto. Palla non fischiato, vantaggio. Guadagna metri, palla al piede. Interessante la verticalizzazione qui. C'è la segnalazione dell'assistente, tutto fermo dunque, fuori gioco. Ha passato la palla quando ormai era troppo tardi. Doveva darla prima, Pier. Questo è un errore di lettura. Riconquista un pallone importante. Si libera bene qui. Conclusione appurata, pericolo sventato. Samantha Kerr. Il possesso di Campbell. Palla persa banalmente. Vengono avanti i Founders. Kerr. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Pallone in mezzo. Colpo di testa sfortunato che finisce fuori. È stata brava a ritagliarsi lo spazio giusto per la conclusione. Peccato che questa sia poi terminata di poco lato. Trippier. La gioca profonda, attenzione qui. Gabriel Martinelli. Ottima lettura in un'azione delicata. Thomas Rosicki. Van Dijk. Koeman. Passaggio per Van Dijk. Possesso sprecato. Tiro ribattuto. Sterling. Palla buona, vediamo se riesce a liberarsi. Sembrava già dentro, decisiva qui la deviazione. Kerr. Intervento efficace e possesso recuperato. Moussa Diaby. Ferma un'azione pericolosa qui. Non è solo qui. Sale Di Natale. Lautaro. Palla per Alexander Arnold. Prosegue l'avanzata. I Founders conquistano un calcio d'angolo.
E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Spazzarese. Hernandez si immola e sventa la minaccia. Punizione da una mattonella molto interessante. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Punizione che è terminata di poco là. Sì, la conclusione è quasi perfetta, Pier, solo leggermente larga la mira, perché l'aveva calciata bene. Calcio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Ottima la copertura del difensore. Primi 45 che stanno premiando fin qui la formazione di casa, vedremo se le cose andranno avanti in questa maniera. Match segnato da un grande equilibrio, nessuna delle due squadre ha evidenziato una netta superiorità, lo dimostra il solitario gol di margine. Partita che a mio avviso, Pier, molto probabilmente sarà decisa dagli episodi, eh? Devono approfittare di ogni distrazione avversaria se vogliono chiuderla nel primo tempo, e per farla decidere dagli episodi devi condizionarli. Koeman scarica su Hernandez. Theo Hernandez l'appoggia su Van Dijk. Koeman. Theo Hernandez va via al proprio marcatore, traversione in aria. Si mette i pugni il portiere e allontana. Sarà calcio d'angolo per i Pounders. La mette in area. Van Dijk! Eccolo! Van Dijk trova il gol!
siamo a Milano, San Siro, spalti gremiti, pubblico delle grandi occasioni. Pierluigi Pardo e Lele Adani prontissimi a raccontarvi questo match. Riflettori puntati sulle division rivals. Si affrontano Founders e United. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici, Pier. E poi lo sai, quando si parla di calcio io non posso mancare. Mi aspetto un match che valga il prezzo del biglietto. Palla buona per Sterling. Non riesce a bloccare, attenzione. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. Difesa che vede Ronald Koeman con Van Dijk. Thomas Rosicki insieme a Mkhitaryan nella zona centrale del campo. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. L'allenatore dello United ha scelto questi 11 per cominciare. Jerzy Dudek tra i pali. Linea arretrata composta da Sol Kamp con Simakam come coppia centrale. Frank Essi insieme a Riccardo Kakà a centrocampo. Davanti tutto il peso dell'attacco è affidato a Eto'o. Scatta puntuale l'ammonizione, nessun dubbio per l'arbitro che ha semplicemente atteso. Può trovare il gol. 1-0. Match che si sblocca subito, non hanno perso tempo. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Lautaro Martinez. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Ha provato sugli sviluppi del corner senza inquadrare la porta. Raheem Sterling, Jonar Nerise, attaccano con più elementi. Palla buona per Sterling, palla ancora lì dopo la deviazione. Niente da fare qui per il portiere sulla conclusione di Sterling. Theo Hernandez, scarica su Theo Hernandez. Rosicki, occhio a Sterling. Va da Rosicki, di nuovo da Sterling, cross sul palo lungo. Campbell spazza via, è un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Chiamato in causa Rise. Attenzione, pericolo! Hanno buttato via una grande chance qui, Lele. Sì, Pier, si è liberata bene, ma al momento di concludere la rete non è riuscita a trovare lo specchio. Peccato perché la potenza c'era. Lautaro, nuova possibilità per lo United. Può girarla. Kerr. Conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere, oppure i giochi potranno ritenersi chiusi. Sterling. Possesso gestito male. Sterling. Palla in mezzo di Sterling. Interviene bene e spazza. Kerr. Cerca la verticalità Kerr. Ottimo l'intervento del portiere. Chance importante dalla bandierina, Pier. I tifosi ci credono, provano a trascinare la squadra al gol. Dimezzerebbero lo svantaggio. Portiere attento su questo calcio d'angolo, va su il pallone nonostante la carica. Kakà. Occhio alla ripartenza. Una buona occasione. Un tocco elegante.
Atmosfera come sempre incredibile, quella che si respira qui a Londra, sulle tribune di uno stadio iconico, meraviglioso, come Wembley. Pierluigi Pardo e Lelia Dani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Di scena oggi le Division Rivals. Match che mette di fronte Invincibles e Founders. Non vedo l'ora che inizi, ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. Queste sono le scelte iniziali del tecnico degli Invincibles per questo match. In porta Lloris, il campione del mondo. In difesa Van Dijk con Bobby Moore. Ødegaard insieme a De Bruyne a formare l'asse di centrocampo. In attacco si affidano alla forza d'urto di Haaland, schierato accanto a Van Nistelrooy. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. Difesa che vede l'impiego di Fernandes, con Alexander Arnold a presidiare le corsie laterali. Thomas Rosicki insieme a Mkhitaryan nella zona centrale del campo. E i due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Van Nistelrooy. Intervento provvidenziale del portiere. Palla in out, sarà calcio d'angolo. Risolve lui. Pregevole l'intervento del portiere. Sam Kerr. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Ha evitato il gol con un grande intervento, salvando lo 0-0. Pier, qui può far male? Pallone in out, sarà calcio d'angolo. La mette in area. E c'è la rete di Sam Kerr. La regia ci ripropone l'azione del gol partito tutto da questo calcio d'angolo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Attenzione a De Bruyne. Jisun Park. Inserimento interessante nell'area avversaria. Il portiere non la blocca, palla ancora in gioco. Interviene l'arbitro e annulla il gol. Posizione irregolare. Delusione più che comprensibile, Pier, stavano già esultando. La decisione di non convalidare la rete mi sembra comunque corretta. Haaland. Sacca! Dice di no. Occhio al cross in mezzo. Allontana la minaccia. Pericoloso De Bruyne qui. Occhio perché se ne va. Porta avanti il pallone. Palla in rete. Hanno reagito subito, trovando il gol. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata in cui si è liberato del difensore. Complice anche la distanza ravvicinata. Non era un gol particolarmente difficile, va detto. Se avesse sbagliato staremmo parlando di un errore da matita rossa. Ronald Koeman. Scarica su Hernandez. Thomas Rosicki. Sterling. L'appoggio su Kerr. Sam Kerr. Grande parata. Saka regala il pallone. Lautaro Martinez. L'arbitro applica il vantaggio. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta, ma ad ogni angolazione. La mette fuori su questo corner. Sterling. Servito Teo. Kerr. La parata del portiere. L'arbitro è andato dritto sul dischetto. È la chance per il vantaggio. Possono riportarsi avanti qui. Respinge Lloris, ma non è finita. Pericolo scappato. Si riprenderà con la rimessa laterale. Legge bene la situazione di conquista palla. Sbaglia il portiere, attenzione. Diaby. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Deviazione aerea che finisce lontana dai pali. Sarà molta pressione.
Sterling. Intervento palloso, interrotto un'azione interessante, l'arbitro potrebbe anche prendere provvedimenti. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Saka. Intervento ruvido ma corretto. Possesso palla interrotto. Cercato Saka con questo cross. Il portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Salgono gli difensori per sfruttare questo corner. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Jisun Park. Palla per Odegaard. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Attenzione, l'arbitro potrebbe estrarre anche un cartellino. Posizione invitante questa. C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, non si è fatto cogliere impreparato. Mkhitaryan. Palla tra i piedi di Lautaro. Recupera palla, intercettato il passaggio. Kevin De Bruyne. Un intervento che vale come un gol. C'è spazio per la ripartenza. Lautaro Martinez. Occasione per il contropiede, possono far male. Diaby. Vada Rosicchi. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Tiro respinto da Lloris, ma attenzione. A metri per correre. Attenzione, pericolo. Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza. Recupera un gran pallone. Va via la grande. Holland. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Riescono a recuperare bene. Finisce la prima frazione dell'incontro qui a Wembley. Inizia la seconda frazione, primo tempo nel quale non sono mancate emozioni e spettacolo, davvero un match di alto livello fin qui. C'è il movimento senza palla. Riflesso magnifico del portiere. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. Nessun problema qui per la difesa, questo corner. È un pareggio divertente a cui stiamo assistendo, Pier. Anche il dato sui tiri evidenzia la vivacità delle due squadre. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Ecco Teo Hernandez. L'errore di Teo Hernandez. Buona prova la sua dei primi 45. Vedremo se farà ancora meglio. Un buon primo tempo il suo, come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada, direi che hanno ottime chance di portare a casa il risultato.
Era fallo, ma c'è il vantaggio. Hakimi. Occasione per Kerr. E c'è il gol e trovano di nuovo il vantaggio. Rivediamo il gol da un'altra angolatura. Un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione. Ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Salgono gli Invincibles. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Ha l'occasione per riaprire il match. Senza problemi qui il portiere. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Ci mette una pezza, hanno rischiato grosso qui. È davvero in difficoltà, non sembra in grado di rimanere in campo. Forse sarebbe opportuno il cambio. A metri sulla fascia. Palla a cercare Kerr. Se la cava qui, intervento non facile. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Palla verso il centro dell'area. Colpo di testa che è finito largamente sul fondo. Nessun problema per il portiere. Buono l'intervento del difensore. Palla in palo laterale. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. Intervento da cartellino questo, vediamo. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Porta palla. Jisun Park. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Palla che finisce sul palo. Il gol che dà la situazione di parità. Zaha può dare lungo sull'out a campo libero. E c'è il gol annullato perché sì, c'è la posizione di offside. Di poco, ma anche in diretta il fuorigioco mi sembrava ci fosse. Se la sono vista brutta qui, Sarà fallo laterale. Il match è godibile, l'importante è cercare di voler vincere e vedi che le squadre continuano ad attaccare, continuano a cercare il gol. È giusto il pareggio fino a questo momento, Pier, lo vedi nell'equilibrio del possesso palla. La mia sensazione è che il gol però possa arrivare da un momento all'altro. Difese un po' allegre, io ho l'impressione che da qui alla fine... Un'altra rete, in pochi minuti hanno cambiato la storia del match. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol, eccolo, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Azione che si fa interessante. Holland. Ecco Sterling. Ottimo intervento del portiere. Batte lungo, la allontana. Occhio qui al contropiede, la difesa è messa male.
Occhio qui al contropiede. Buona qui la copertura della difesa. Ancora un quarto d'ora da giocare. Muriel. Intervento palloso, interrotto un'azione interessante, l'arbitro potrebbe anche prendere provvedimenti. La mette in area. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Spazza via sul traversone. Hakimi. Non si è fatto trovare impreparato su questo pallone. Cerca il sostegno dei compagni. Si fa spazio. Holland! Ci ha messo il corpo e allontanato. Ripartono in campo aperto. Il tratto è calibrato bene. Prova il pallonetto. E c'è il gol! Il terzo! Non si ferma più! Risultato adesso sul 4-2. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. A campo a disposizione. La sterzata verso il centro. La difesa recupera il pallone, interrompendo l'attacco. Hanno metri a disposizione. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trova d'accordo, Pier. Hakimi. Riconquista palla in area col movimento d'applausi. Occhio a Sterling che può servire un compagno. Respinge Van Dijk. Provano lateralmente gli Invincibles. Sterza verso l'interno. Van Nistelrooy. Intervento prodigioso del portiere. Wilfried Zaha. Sale Zaha. Mkhitaryan. Attenzione, grande possibilità. Finisce il match, formazione ospite che deve lasciarsi al più presto alle spalle questa sconfitta. Oggi sembravano davvero la brutta copia della squadra ammirata in altre occasioni. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Ma di cosa parliamo, Pier? Qui le chiacchiere stanno a zero. Tripletta, vittoria e una prestazione...
È un pomeriggio di grande calcio, rigorosamente live su questi schermi, è tutto pronto, si attende solo il segnale dell'arbitro. Ben ritrovati amici di EA Sports, da Pierluigi Pardo e da Lelia Dani, pronti per l'emozione di questa sfida, gara che si gioca nell'ambito delle Division Rivals, duello tutto da vivere tra Hoops e Founders. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini, speriamo sia così anche oggi, io come al solito ci credo. Ops che si schierano con questa formazione, Courtois tra i pali, in difesa Van Dijk con Ruben Dias, Rodri insieme a Frankie de Jong come centrocampisti centrali, davanti si affiderà Sterling come unica punta. Palla buona per Sterling, Sterling, lucido qui il portiere, ha tenuto gli occhi incollati sul pallone e ha salvato la propria porta. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. Difesa che vede l'impiego di Theo Hernandez con Alexander Arnold a presidiare le corsie laterali. Moussa Diaby insieme a Sterling come centrale di centrocampo. E due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Ovviamente molta curiosità per il contributo che saprà dare Sterling. È sicuramente uno dei giocatori più interessanti in campo oggi, ha tanta qualità, poi sono i numeri da fuori classe. Io non ho dubbi sul fatto che ci farà divertire. Palla buona, non può sprecarla. Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Thomas Rasicki. Buona lettura qui, pallone recuperato. L'arbitro assegna il fallo laterale. Theo Hernandez. L'appoggio su terra. Intervento da manuale. Salah. A campo a disposizione. Se la cava bene qui il portiere. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. 1-0, eccolo il gol dopo il dominio. Finalmente sono riusciti a concretizzare. L'arbitro applica il vantaggio. Fischia la punizione l'arbitro che aveva provato a capire se ci fosse il vantaggio. Brutto intervento, attenzione, qui forse era giallo. Era già finita nel mirino dell'arbitro, stavolta non l'ha passata liscia. Aveva esaurito i bonus, Pier. Cartellino meritato, va detta la verità. Deve darsi una calmata, se non vuole che la prossima diventi rosso. Vediamo che decisione prenderà. Prova la conclusione. Grande intervento del portiere che si oppone a questo calcio piazzato. Palla che termina sul... fondo sarà corner. La mette in area, deve liberarsi del pallone. Ottima la parata. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Grande intervento del difensore che risolve. Mette in movimento Salah. Il possesso di Salah. Occhio al taglio di Salah. Ma
palla in rete, trova il gol del più 2, vantaggio che comincia a farsi importante. Kuman. Thomas Rosicki. Grande copertura qui. Messi. Mette in movimento Salah. Messi. Occhio che guadagna metri. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Messi cerca un compagno a centro aria. Esce sicuro il portiere e la blocca. Palla recuperata, attenzione. Moussa Diaby. Palla tra i piedi di Lautaro. Alexander Arnold. Prova a trovare lo spazio. Ha sbagliato il controllo, ma merito anche della difesa. Van Dijk. Provano a rallentare il gioco, a gestire i ritmi della partita col possesso palla. Vinicius. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. L'arbitro ci ripensa, segna la punizione. Il vantaggio in effetti non c'è. Messi. Può contare sull'aiuto dei compagni. Sterling. Intervento provvidenziale, salva la palla gol qui. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Grande intervento del portiere. L'arbitro estrae il cartellino giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Occhio al tocco di Messi al centro. Stavano già per festeggiare, ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata, Lele. Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Portiere che si supera su questa girata di testa. Ottimo qui l'intervento, l'anticipo e il recupero del pallone. Buono il pallone tra le linee. Messi. Rodri. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Fischia l'arbitro, punizione invitante questa. Gliel'aveva promesso, è scattato puntuale il giallo dopo l'ennesimo intervento falloso. L'arbitro non poteva esimersi dall'estrarre il cartellino, Pier. Aveva esaurito il bonus. Doveva pensarci su prima di entrare in quel modo. Palla sul muro. Riconquista un pallone importante in attacco. Messi. Riceve Havertz. La domestica De Jong. Sterling. Sterling! E c'è il gol! E vantaggio!
giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito, con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da brividi da parte dei tifosi. Un saluto da Piero Gepardo e Lelia Dani, grazie per aver scelto ancora una volta di stare in nostra compagnia. Di scena oggi le Division Rivals, gara che vede di fronte due squadre che giocano un calcio particolarmente offensivo. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. In porta, pericolo, palla in gioco. Allontana la minaccia qui Lautaro Martinez. Perde palla. Servito Futre. Cross verso il primo palo. Portiere attento qui, va in presa ed evita guai. Moussa Diaby. Diaby. Solanke. La squadra avversaria riconquista il pallone. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Allontana la minaccia. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Conclusione dello specchio, efficace la risposta del portiere. Diaby. Alexander Arnold. Rosicki. La cede a Kerr. Buono il pallone recuperato. Lautaro. Sterling. Hierro dice di no e allontana il pallone. Lo salta di netto. Palla che sbatte ancora, resta lì. Welbeck. Ottima lettura. Alexander Arnold. L'appoggia su Van Dijk. Solanke. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Philipp Lahm. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Sam Kerr. Welbeck. Bernardo Silva. Solanke non può sbagliare da lì. Rete che apre le marcature, è arrivato dunque il gol dell'1-0. Si riparte con i Founders sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Bernardo Silva entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Bernardo Silva. Recupera in area, recupero importante. Servito Futre. Attenzione, qui c'è il rischio di un cartellino rosso.
coach, number 6, Theo Hernandez, and number 21, Trent Alexander-Arnold, to be replaced by number 7, Wilfried Zaha, and number 2, Achraf Hakimi. Sulla traversa riescono a recuperare bene. Hakimi, Lautaro Martinez torna indietro per ricevere palla, gli ruba il pallone con questo intervento a campo libero e c'è il gol, sempre lui, non ha sbagliato. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Sarà un match tutto da seguire, Lele. Non vedo l'ora che inizi, speriamo di assistere a un match divertente, ricco di gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Ecco la formazione della squadra di casa. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Veniamo per la porta. In difesa Van Dijk con Ronald Koeman. Barella c'è la Mkhitaryan. Attenzione a questa occasione. Palla in rete, la sbloccano subito. Si gioca con i Founders chiamati a reagire. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Occhio a Müller, il tuffo del portiere che sventa il tentativo dell'avversario. Intervento facile, normale amministrazione, agevolato anche dalla conclusione non irresistibile. Batte lungo, colpo di testa che è finito largamente sul fondo, nessun problema per il portiere. Interviene e recupera palla. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Sam Kerr. Barella. Grande intervento del difensore. Messi. La gira su Asensio, passa il pallone ed è ancora lui.
Si gioca in un San Siro gremito. Speriamo che il match si riveli all'altezza. Vi dà il benvenuto Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniela Dani. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals. Si affrontano Founders e Hurricanes. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Sommer tra i pali, in difesa Van Dijk con Ronald Koeman, Moussa Diaby insieme a Raheem Sterling in posizione defilata a centrocampo, e due attaccanti per cercare la via del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Ecco la formazione di partenza degli Hurricanes. In porta Lloris, il campione del mondo, in difesa Van Dijk con Bobby Moore, Neymar insieme a Modric come interno di centrocampo. Coppia d'attacco formata da Rudi Feller. Attenzione, la palla buona in area. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Buono il contrasto, recupera il pallone. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Efficace l'intervento del portiere. Occhio a Neymar. Quel. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0, trovano il gol subito. Si riparte con i Founder sotto di un gol per effetto della rete appena subita. L'arbitro concede il vantaggio. L'arbitro sanziona il fallo, non c'è stata la condizione per la norma del vantaggio. Lo supera senza problemi. Feller. La mette in area. Doppio vantaggio, solo sfida. Si rammarica per l'occasione persa. Brividi qui per la difesa avversaria, e chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Prego, questo è un pallone importante in attacco. Diaby. Palla persa. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Diego Forlán la mette dietro, ci mette una pezza, hanno rischiato grosso qui. Guadagna metri Lautaro Martinez, ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il recupero. Entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Il portiere non si lascia sorprendere. Allontana la minaccia. Eric Mkhitaryan. La ferma. Può scegliere chi servire. A Modric, probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Kerr, occhio a Sterling. Decisivo l'intervento qui. La gestione del pallone da parte degli Hurricanes. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. Ecco il cartellino giallo per Van Dijk. Prova il tiro in porta. Buona l'idea, senza problemi però il portiere. Raheem Sterling, possono partire in contropiede, attenzione, viene fermata,
spazio per andare. Potevano trovare il pari qui. Non doveva prendere la porta da lì. Non si possono fallire certe occasioni. Cascarino. Palla tra i piedi di Modric. Può girarla. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scappato. Teo Hernandez. Lautaro Martinez. Mkhitaryan. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Diego Forlán. Arriva già un giallo, attenzione, può arrivare il secondo. Secondo giallo, era già ammonito. C'è qui la sua gara. Capisco, sono stato in campo, non è sempre facile controllarsi, però ha commesso un'ingenuità, doveva risparmiarsi. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Lautaro Martinez. Occhio all'iniziativa laterale degli Hurricanes. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Sam Kerr. Possono ripartire in contropiede. Sterling. E c'è il gol a sorpresa che vale il vantaggio per loro, che non sembrano risentire dell'inferiorità numerica. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Opta per la soluzione centrale. Neymar. Potrebbe essere il gol del pareggio. Sam Kerr. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Dodo mette in movimento Föller. Gioca la palla dietro. Che occasione. Palla in rete, ha reagito subito trovando il gol. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposarsi. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Palla per Neymar. Buono l'intervento, ma non è finita. Hakimi. Palla tra i piedi di Muriel. Diaby. Pressing efficace, attenzione, tre quarti avversaria. Fa il suo dovere qui il portiere.
andare in campo a far sorpresa. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. La libera Bobby Moore. Prova il blitz in avanti. Si accentra, pallone interessante in area. Intervento decisivo del portiere che evita un gol sicuro. Moussa Diaby. Partono in contropiede. Muriel. Vedo avversario piazzata male qui. Possono passare in vantaggio. C'è nessuna toppa qui sulla conclusione avversaria. Buon primo tempo per Föller, l'ex Werder e Roma, protagonista sicuramente in positivo. Un buon primo tempo il suo, come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada, direi che hanno ottime chance di portare a casa il risultato. Sterling. Palla verso Schüller. Holland. Ottimo qui il lavoro difensivo. Hanno metri a disposizione. Se ne può andare adesso. E c'è il gol. E trovano di nuovo il vantaggio. 3-2, partita molto spettacolare. Muriel. Diaby. Supera il difensore. Holland! E c'è il pareggio! Non ci stanno a perdere, un gol che dimostra tutto il loro orgoglio, la loro voglia. Un gol importantissimo che concede una nuova parità, è davvero una partita incredibile. Sterling. Tackle decisivo. Occhio alla ripartenza. Occhio qui alla ripartenza. Può essere l'azione del vantaggio questa. Ottimo l'intercetto del pallone. Si libera spazio. C'è profumo di gol nell'aria. E sono avanti, è uno scenario clamoroso, considerata l'espulsione, sembrano quasi giocare meglio in 10. Certo, oggi è una giornata piuttosto complicata per la difesa. Cerca il varco giusto. Ottimo l'intervento a sventare la minaccia. Grande recupero, attenzione. Recupera un pallone pericoloso qui. Numero di Neymar. Possono pareggiare. Conclusione deviata, decisivo questo tocco. La mette dietro. Cascarino. Ottimo intervento del portiere. Può calciare Bonpastore e c'è il gol che rimette le cose a posto. Hanno reagito immediatamente. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Mkhitaryan si riversa in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Intervento decisivo e palla gol che sfuma. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha evitato il gol su questa conclusione a porta sicura. Sterling. Possono partire in contropiede, attenzione. Porta palla, aspetta il momento giusto.
gli porta via il pallone con questo tackle. Può passarla. Palla per Neymar. Occasione da non sprecare, possono chiuderla. Hanno un'altra chance, attenzione. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto, se vogliono ciuffare almeno il pari. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Olanda. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Va via nell'uno contro uno. Attenzione a Holland lì. Respinge Lloris, ma non è finita. E c'è il gol della parità, un po' sorpresa per come si era messa la partita. E vista anche l'inferiorità numerica. Finisce così, con i fischi del pubblico che evidentemente non ha apprezzato l'arbitraggio, ma anche la prestazione della propria squadra. Quell'espulsione ha complicato i piani, vero Lele? È stato un episodio che... Yes, boys.